Guido Bertolaso è tornato nel Varesotto per visitare i centri allestiti alla Schirana e a Busto Arsizio e per assistere alla cura della comunità di Monteviasco. Mi scuso per i ritardi, ma stiamo recuperando. Salvo auspicabili svolte, la terza ondata raggiungerà il picco la prossima settimana. Così la TS Insubria, che fa il punto sul piano vaccini e sui nuovi centri in via di allestimento. Conosciamo più da vicino il centro SFA, che fornisce servizi di inserimento nel mondo del lavoro per giovani con particolari disabilità. Non solo un ottimo esempio di formazione, ma anche una fucina di empatia e autostima. Nuovo appuntamento con i consigli dell'esperto per tenersi in forma senza rischi. In questo caso cerchiamo di salvare l'osso del collo, in tutti i sensi. Benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Guido Bertolaso oggi in visita nel Varesotto al campo vaccinale della Schirana, poi in volo a Monteviasco per la piccola comunità isolata. Ultima tappa il Malpensa Fiere di Busto Arsizio, hub da 11.000 somministrazioni al giorno. Ritardi? Sì, ma stiamo recuperando. Vediamo i dettagli nel servizio. La giornata varesina di Guido Bertolaso comincia prima del previsto. Alle 9:15 il coordinatore regionale della campagna vaccinale approda alla Schirana. Ad attenderlo un gradito fuori programma. Il sindaco Galimberti gli regala il libro che Gianni Spartà ha dedicato a Giuseppe Zamberletti e i due decidono di intitolare proprio a lui il centro vaccini approntato in questi giorni dai militari dell'esercito. Dopodiché spazio al primo sopralluogo del giorno e alle prime domande incentrate su una Lombardia che da un lato vanta modelli di efficienza come il cosiddetto laboratorio di Viggiù, dall'altro sconta critiche e ritardi. Bertolaso sfodera gli ultimi dati nazionali in cui la nostra regione svetta quanto a vaccini somministrati, circa 884.000, ma non nasconde le difficoltà del sistema prenotazioni. Abbiamo dei problemi con quello che è il meccanismo delle prenotazioni. Se non ci fosse stato quel problema, devo dire che saremmo stati davvero ancora una volta un esempio per tutta la nazione. Ma comunque mi pare che da questo punto di vista stiamo facendo dei passi avanti molto importanti. Il problema che lei aveva sollevato nei giorni scorsi sui medici specializzanti è stato risolto, è rientrato? Sì. Hanno fatto un accordo nazionale su base volontaria. Vedremo quanti medici specializzandi volontariamente verranno a darci una mano. Secondo me doveva essere una chiamata generale senza se e senza ma. È stato deciso in modo diverso, sono lieto che a livello nazionale abbiano trovato questo accordo. Adesso attuiamo questo accordo, facciamo una cosa concreta che ci dicano quanti medici specializzandi a fine marzo verranno ad aiutarci a vaccinare tutta la popolazione. Dunque, numeri alla mano, Guido Bertolaso si dice ottimista. Il nuovo corso e il passo imposto al sistema vaccinale ci permetterà di recuperare il tempo perduto. Speriamo sia così, ma certo la strada è ancora lunga ed è anche ragionevole pensare che abbia ragione chi punta l'indice contro il portale Aria, quel sito internet su cui inizialmente Regione Lombardia ha voluto concentrare tutto il sistema regionale delle registrazioni e delle prenotazioni. Un sistema farraginoso, difficile da utilizzare, che inizialmente ha registrato anche qualche blackout e che comunque poi ha portato ad altri effetti collaterali. Da un lato persone costrette a macinare decine di chilometri, magari perché residenti in provincia di Varese e chiamate a vaccinarsi in provincia di Como, dall'altro convocazioni all'utenza ufficialmente inviate ma in realtà mai giunte a destinazione, risultato poli vaccinali semivuoti. Adesso in realtà anche questo problema pare essere in fase di soluzione. L'accordo con Poste Italiane sta dando qualche soddisfazione, sembra funzionare decisamente meglio. Dall'altro, ATS Insubria ha in serbo un ulteriore passo avanti con un sistema già rodato dai medici di base e che consentirà auspicabilmente a tutti di prenotarsi il proprio vaccino in pochi minuti in maniera più semplice, magari avendo anche delle opzioni per poter scegliere di vaccinarsi entro pochi giorni, magari un po' più lontano da casa, o aspettare un pochino di più e vaccinarsi sotto casa.
C'è poi un'altra partita che si è appena aperta ed è quella del coinvolgimento del tessuto imprenditoriale nella campagna vaccinale. Ieri l'accordo tra Regione Lombardia e Confindustria, ma anche la voce di Confartigianato, la quale teme l'esclusione delle piccole e medie realtà. Il coordinatore prende tempo e precisa, prima vengono i fragili. Stiamo raccogliendo tutte le adesioni e tutte le richieste di partecipazione, poi piano piano verranno organizzati uno alla volta, sapendo però che per noi l'obiettivo fondamentale sono le categorie più fragili, quindi gli over 80, i disabili e tutte le persone che hanno dei problemi di malattie collegati all'età oppure purtroppo malattie talmente gravi da essere sempre assistiti a livello ospedaliero che hanno diritto ad essere vaccinati prima di tutti. Dopo la schiranna, Guido Bertolaso è volato letteralmente a Monteviasco, piccola comunità che, come sapete, da 2 anni e mezzo è isolata dal mondo, perché nel novembre 2018 una terribile tragedia spezzò la vita del custode della funicolare e bloccò l'impianto, ancora oggi fermo. Quella comunità è composta in prevalenza da persone anziane che bisognava vaccinare e il coordinatore Bertolaso ha voluto essere presente. Dopodiché, nuova trasferta nel sud della provincia, a Malpensa Fiere. Lì l'incontro con Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio, ente proprietario dell'area del Malpensa Fiere, nonché proprietario di quello che è destinato a diventare uno dei principali e più grandi hub in questo momento interessati alla vaccinazione. Dosi permettendo potrebbe arrivare a 11.000 somministrazioni al giorno. E chissà che i padiglioni di Malpensa Fiere, dopo tanti anni in cui ci siamo interrogati sul loro utilizzo, il loro sviluppo, il loro destino e il loro futuro, possano davvero avviare una seconda vita. Obiettivamente il fatto che proprio lì si sia potuto allestire uno degli hub più grandi e importanti per la vaccinazione della popolazione lombarda significa che quella è un'area da non demonizzare, come si è fatto per troppo tempo, da non considerare una sorta di zavorra. Oggi in questa fase di emergenza si è rivelata preziosa e chissà che tra i pochissimi effetti costruttivi di una situazione tanto lunga, tanto tragica, tanto dolorosa, possa esserci quella di valorizzare, di rilanciare e di rimettere a servizio della comunità un pezzo così grande e importante del nostro territorio. Terza ondata, il picco si avvicina e potrebbe essere già settimana prossima. Questo è il messaggio lanciato da ATS in Subria durante la settimanale conferenza stampa. Terza ondata. ATS in Subria prevede il picco settimana prossima. Intanto si preparano 2 nuovi centri vaccinali, ad Arcisate nel Varesotto e a Mariano Comense nel Comasco, e si continua a lavorare sulla sperimentazione delle vaccinazioni a domicilio. Numeri alla mano, Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di ATS in Subria, si sofferma sull'aumento dei positivi registrato durante la settimana, anche se la tendenza al contagio sembra ridursi e si riduce anche l'età media dei contagiati. Tra le zone più colpite resta quella dell'Ariano, seppur a Erba e a Cantù si sia verificato un rallentamento dei contagi. La riduzione della contagiosità, spiega Catanoso, può essere dovuta all'entrata in vigore delle zone arancioni rafforzate che, limitando la socialità, hanno ridotto i contatti. Ancora una buona fetta di contagi riguarda le scuole, 275 i casi registrati negli istituti del territorio. In merito alle varianti, rimane prevalente quella inglese. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, poi, oltre ai centri già confermati da Regione Lombardia, in provincia di Como, Lario Fiere, Piazza d'Armi a Muggiò, Lurate Caccibio e Valle Intelvi, ATS conferma il suo sostegno al progetto presentato dal comune di Mariano Comense. Per la provincia di Varese, invece, a Malpensa Fiere, Schiranna, Arancio Valcuvia e Saronno dovrebbe presto affiancarsi il centro di Arcisate, allestito nell'area ex Cavalca. Valuteremo tutte le proposte che ci arriveranno dai sindaci, dicono da ATS, per essere presenti in modo capillare sul territorio. Infine ATS annuncia l'avvio nei prossimi giorni di una sperimentazione ad Albavilla per la vaccinazione a domicilio di 110 pazienti. La somministrazione del vaccino verrà effettuata dai medici di base con il supporto dell'amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato del territorio. La conferenza settimanale di ATS è stata anche occasione per ricordare Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici, scomparso esattamente un anno fa.
Cambiamo argomento, ci spostiamo a Saronno per parlare del servizio di formazione per l'autonomia, un vero e proprio motore educativo rivolto a persone con particolari difficoltà, obiettivo aiutare proprio queste persone ad inserirsi nel mondo del lavoro. Si chiama Servizio di Formazione per l'Autonomia, in sintesi SFA, ed è un vero e proprio motore educativo rivolto a persone con particolari difficoltà al fine di agevolarne l'inserimento lavorativo. Perché SFA è lavoro? Proprio per acquisire una professionalità per queste persone con disabilità da poter spendere all'interno del mondo del lavoro e delle varie aziende dei loro bisogni. Grazie all'acquisizione di determinate abilità, cognizioni, manualità e linguaggi appropriati e la condivisione degli opportuni approcci relazionali e collaborativi, ragazze e ragazzi maturano una consapevolezza e un'autostima tali da risultare spendibili in diversi contesti. Lo SFA è un servizio di formazione all'autonomia rivolto a persone con disabilità tra i 16 e i 35 anni. E l'obiettivo è quello di creare percorsi di formazione all'autonomia e abilità spendibili nel proprio futuro, quindi in contesti lavorativi, professionali. Sfaterra, che ha sede a Saronno, rientra nella galassia socio-educativa del Granello, nato a Cislago nel 1987. La cooperativa Il Granello Don Luigi Monza è una cooperativa sociale di tipo A e B che si occupa di persone con disabilità in età adulta, tra i 18 e i 65 anni, attraverso servizi diurni e residenziali. Imprenditrice di terza generazione nell'azienda di famiglia, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese nel triennio che si è da poco concluso e ora componente del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Silvia Paganini è tra le 6 professioniste protagoniste della seconda edizione di Woman Up che si terrà online domani. Ne parliamo nella nuova puntata di Prospettive. Alle donne viene richiesto di essere insomma brave e gentili, di non farsi male, di insomma essere educate e non di essere coraggiose, di rischiare, di cadere, di provarci, di riprovarci. E quindi sicuramente il coraggio è la caratteristica che deve per forza di cose definire, caratterizzare la nostra visione nei prossimi mesi. Imprenditrice di terza generazione nell'azienda di famiglia, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese nel triennio che si è da poco concluso e ora componente del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Silvia Paganini è tra le 6 professioniste protagoniste della seconda edizione di Women Up che si terrà via streaming dalle 17.30 alle 19 di venerdì 12 marzo. In vista dell'evento organizzato da Idealab, il laboratorio per l'occupabilità della provincia di Varese, per parlare delle attitudini e delle competenze utili a una donna per fare carriera, giovedì 11 marzo sarà ospite di Prospettive nell'intervista quotidiana in onda alle 20.05 sul canale 16 del Digitale Terrestre. Come tutti i giovedì, la pillola dedicata alla ginnastica sana e intelligente. Oggi l'osteopata Marcello Ghirardello ci presenta alcuni esercizi ideali per chi soffre di cervicale. Salve a tutti, ben ritrovati nel nostro spazio dedicato all'allenamento Fai da te. Come parlato e anticipato la volta precedente, oggi faremo vedere in concreto qualche esercizio da fare fra le mura domestiche. In particolare oggi vedremo il tratto cervicale e il cingolo scapolare. Mi rivolgo a un pubblico di persone anziane, ma anche giovani e anche studenti, perché no, che sono in questo periodo obbligati a fare didattica a distanza, quindi passano parecchie ore del giorno davanti al computer e arrivano a sera con dolori al tratto cervicale e rigidità del cingolo scapolare. Vediamo in concreto qualche esercizio. Prendiamo una sedia, una seduta comoda, allineamento del capo e schiena dritta e partiamo. Braccia lungo i fianchi, rilassate, cominciamo a sollevare una spalla alla volta. Su e giù, su e giù, prima una, poi l'altra e poi entrambe assieme, più o meno una decina di volte per spalla e poi 10 volte tutte e due assieme. Importante accompagnare anche in discesa e non lasciarla cadere. Successivamente facciamo delle circonduzioni, una spalla, l'altra e poi entrambe. Movimenti ampi e lenti. Dopodiché portiamo indietro una spalla, quindi andiamo a muovere le scapole da una parte, dall'altra e tutte e due assieme. Attenzione qui ad andare indietro e non andare verso l'alto.
Ok, quindi il movimento è questo. Dopodiché passiamo ai polsi. Polsi, circonduzione dei polsi, da un lato, dall'altro. Stringiamo i pugni, anche qui una decina di volte, e lasciamo. Stringiamo, uno, due, e lasciamo. Dita, andiamo a fare questo lavoro, con tutte le dita. Ok? Esercizi che si possono fare al mattino, ma anche durante la giornata, più volte, ma semplicemente anche quando abbiamo 10 minuti di pausa caffè. Grazie per l'attenzione, anche per oggi è tutto, alla prossima. Per la cultura, domani alle 23.30 le Rose di Maggio tornano protagoniste di Cineamando con una quarta puntata dedicata alla grande musica nei film. Ecco un'anticipazione. Di fumetti dedicato al regno animale dal titolo emblematico Love. Io ho portato Love. Oh. Love è l'ultimo di una serie di libri, di fumetti, insomma, stupendi, assolutamente stupendi, che hanno come tema gli animali e l'amore. Non l'amore inteso come il nostro amore umano, cioè Pucci Pucci, che è una cosa che a me piace tantissimo, io sono una grande coccolatrice di animali, ma inteso come l'amore per la vita, il desiderio degli animali, il bisogno degli animali di sopravvivere e la loro capacità di collocarsi perfettamente all'interno del cerchio della vita, di sapere esattamente che cosa fare, qual è il loro posto, di combattere per la loro sopravvivenza a qualunque costo, perché l'animale sa che il suo scopo è quello di sopravvivere il più a lungo possibile e di riprodursi per al meglio possibile, insomma. In questo volume in particolare, che è scritto da Frederick Bramot, perdonatemi la pronuncia, e disegnato dal bravissimo Federico Bertolucci, troviamo appunto un cane che si perde in una foresta in Australia, no, un paese noto per la delicatezza dei suoi animali selvatici, tipo insomma, tipo il coccodrilli, più velenoso del mondo, esatto, cioè, coccodrilli, ragni, serpenti, insomma, Australia, che questo dolce paese, appunto si perde in questa foresta e deve assolutamente tornare a casa, e per tornare a casa lui fa
qualunque cosa e vi dimostra quanto è forte, quanto può essere potente l'amore degli animali, l'amore per la vita e l'amore anche per i propri umani e ama anche per gli altri animali. A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Domani nuvoloso, nella notte anche all'alba, con locali piovigini, poi soleggiato e asciutto con passaggi nuvolosi estesi lungo la fascia alpina. Nel tardo pomeriggio e nella notte vento da nord con favogne in area pedemontana. Temperature massime tra 12 e 15 gradi. Con la prima parte del nostro TG abbiamo terminato, dalle sigle poi la pagina sportiva. A tra poco.